buona fortuna era sua moglie. Attraversando burrasche e bonacce era giunta ai mari lontani che sono l'estate del mondo. Il calmo respiro del cielo la spinse con dolcezza lungo le isole d'oro, nel silenzio, fino al suo porto d'oriente. Lì Enoch fece i suoi commerci, comprò mostri strani mai visti sul mercato d'allora e anche un drago dorato da portare in dono ai bambini. Ma in viaggio verso casa ebbe nemica la sorte. Dapprima la prora orgogliosa solcava giorno dopo giorno le creste dell'onda, poi cessò ogni brezza e una piaga calma si distese sul mare. Infine sorsero venti incerti, ingovernabili, in una lunga sede, e l'uragano trascinò la nave sotto cieli senza luna. Un grido si udì, la scogliera, e subito dopo il frastuono del naufragio morirono tutti tranne Enoch e altri. Nella notte, aggrappati ai relitti della nave, andarono alla deriva. L'alba li condusse a un'isola fiorente, ma la più solitaria nella solitudine di quel mare. Nulla mancava di ciò che serve alla vita dell'uomo: teneri frutti, erbe, nutrienti, animali mansueti al punto che solo la pietà era ostacolo alla cattura. In una grotta sul monte, rivolta verso il mare, fecero una capanna di palme e in quell'ete di abbondanza vivevano un'estate eterna, con l'angoscia nel cuore. Uno, il più giovane, poco più che un ragazzo, ferito nella notte di quel disastro improvviso, per 5 anni languì tra la vita e la morte e gli altri non ebbero cuore di abbandonarlo. Poi i due sopravvissuti trovarono un tronco caduto e il compagno di Enoch, mentre lo scavava con il fuoco alla maniera degli indiani, cadde fulminato dal sole. Enoch rimase solo. In quelle due morti leggeva l'avviso di Dio: aspetta. I monti coperti di selve fino alla vetta, i prati che salivano a spirare come vie verso il cielo, la corona di piume in cima alla palma sottile, il volo lampeggiante degli insetti e degli uccelli, lo splendore delle liane avvolte ai tronchi e ricadenti fino a toccare la terra, tutto questo egli vedeva. La luce e la gloria dell'ampia cintura del mondo, ma una cosa soltanto bramava di vedere e non c'era: il volto gentile di un uomo. Udire una voce amica, invece solo le mille e mille strida degli uccelli volteggianti nel cielo, il tuono lungo dell'onda sui frangenti, il mormorio di alberi immensi protesi verso il cielo. Errava lungo la spiaggia o sedeva tutto il giorno nella grotta spiando una vela, ma nessuna vela, giorno dopo giorno. Ogni giorno l'aurora esplodeva in frecce scarlatte tra le palme, felci e rocce, fiamma sopra le acque verso l'Oriente, fiamma sull'isola con Zenit, fiamma sopra le acque all'Occidente, poi le grandi stelle a tracciare le vie del cielo, il rombo profondo dell'oceano e ancora le frecce scarlatte dell'aurora. Nel riverbero delle sue orecchie, fioco ma festoso, lontano, lontano, e gli udì
divenuto presto di argento, passarono i tempi del sole e delle piogge, anno dopo anno. Ma non era morta la speranza di vedere sui cari, di calcare ancora i vecchi campi sacri in memoria, quando il suo destino di abbandono improvvisamente ebbe fine. Giunse all'isola una nave sviata da venti contrari e i marinai calarono sulla riva a cercare fresca acqua di fonte. Dalla sua grotta discese il solitario in barba lunga, capelli incolti, arso dal sole coperto di cenci strani. A stento pareva un uomo, balbettava con furia, suoni insensati, faceva gesti incomprensibili. Ma quando udì gli altri parlare, la sua lingua a lungo legata si sciolse ed essi compresero. Lo portarono a bordo e il suo affannato racconto dapprima parve incredibile, poi destò commozione e pietà. Gli diedero abiti e un passaggio per la patria. Spesso Enoch lavorava con gli altri per scuotere via da sé le tenebre del suo esilio, ma non c'era nessuno delle sue terre che potesse rispondere di ciò che voleva sapere. Il viaggio fu lungo, ma la sua fantasia correva nel ritorno più dei venti pigri, fino a quando, sotto una luna nebbiosa, egli come una mano beve per tutto il suo sangue il respiro mattutino dell'Inghilterra, profumato di prati e umidi di rugiada che calava da malinconiche scogliere. Nello stesso porto da cui in un tempo lontano era partito, l'uomo solo scese a terra. E non disse parola ad alcuno, ma verso casa, quale casa? Aveva egli una casa. Verso la sua casa si mise in cammino. Chiaro era il giorno e freddo il sole. Poi dal mare salì la foschia e dipinse il mondo di grigio. Andava e da un albero spoglio il pentiroso mormorava un canto triste. Le foglie morte gemevano sotto i suoi passi. La bruma si mutò in pioggia. Il buio divenne più fitto. Infine apparve una luce tremola nella nebbia ed egli giunse al luogo della sua stessa vita. Giù dalla lunga strada con passo lento e silenzioso, portando in cuore il presagio di ogni sventura, con gli occhi fissi e selciato, raggiunse la casa dove era vissuta Annie e l'aveva amato, dove in quegli anni felici tanto lontani erano nati i suoi bimbi. Non vide una luce, non udì voci, soltanto un cartello. Nella pioggia si vede. Continuò a scendere, pensando è morto. O è morta per me. Al porto presso il molo Enoch ricordava una taverna puntellata di assi decrepiti corrose dai vermi, una rovina di vecchi tempi, c'era ancora, abbandonata dai marinai, ma offriva un letto ai viandanti senza casa. Lì Enoch rimase molti giorni nel silenzio. La padrona Miriam Lane era buona e loquace, spesso irrompendo nei suoi pensieri narrava con l'uomo taciturno gli annali del porto. Non lo riconobbe, tanto Enoch era brunito, incurvato, distrutto. E un giorno gli raccontò tutta la storia della sua casa, la morte del bambino e la miseria di Annie, la generosità di Filippo verso i suoi figli, la sua lunga attesa, il lento consenso di Annie, il matrimonio e la nascita del figlio di Filippo. Non un'ombra, non un'emozione passarono sul volto. Soltanto quando la donna concluse, il povero Enoch, scomparso, perduto e discotendo con pena, il capo grigio ripeté sommessamente: scomparso, perduto. E tra sé mormorò ancora: perduto. Ma Enoch sentiva un desiderio tenero e assillante: potessi vedere ancora una volta il suo dolce viso, potessi saperla felice. E in una sera desolata di novembre salì sulla collina. Si sedette fissando uno sguardo verso il basso, mille memorie lo avvolsero, indicibilmente tristi. Poi la luce tiepida di intimità nella casa di Filippo lo attrasse come la lampada del faro, attira l'uccello di passaggio che si precipita follemente contro di essa e nell'urto strombo estenuato la sua vita. Nel giardino di Filippo penetrò Enoch di nascosto, stringendosi al muro della casa. Là, ciò che per lui era meglio non vedere, ma esiste un meglio, un peggio per un tormento come il suo. E non lo vide. Sulla tavola riducevano le tazze d'argento alla fiamma calda del focolare.
destra del fuoco, egli vide Filippo, l'innamorato respinto di quel tempo lontano, ma ora appariva nel pieno del vigore dell'età. Sulle ginocchia teneva il suo bambino e sul suo secondo padre si chinava una fanciulla bionda, una seconda Emma, giocando con il piccolo, e ridevano lieti. Dall'altra parte egli vide la madre, lanciava fitti sguardi verso il bambino, ma parlava con lui, con suo figlio, che le stava accanto alto e forte, e gli diceva cose care al suo cuore, perché egli sorrideva. Quando il morto tornato alla vita vide la moglie non più sua, il bimbo di lei, ma non suo, sulle ginocchia del padre, nell'amarezza del mondo la sua anima sempre ancora vive.
La moglie del mugnaio non teme che il primo marito sia ancora in vita, chiedeva Miriam Lane. Ed essa, sì, certo, povera anima, se voi poteste dirle che l'avete visto morto, non avrebbe più questa angoscia. Ed Aaron pensava, quando Dio mi avrà chiamato, lei saprà, attendo la sua ora. Per non vivere di elemosina tesse pareti per il pescatore, caricando e scaricando navi, ma lavorava per se stesso, senza speranza, e di questa vita non poteva vivere. Era trascorso un anno dal suo ritorno, quando lo colse una lenta debolezza, un male senza sofferenza, ed egli non poté più lasciare la casa, quella sedia, infine il letto. Enoch accolse serenamente il suo destino, come il naufrago. Vede con gioia, attraverso la nebbia, avvicinarsi la nave che reca la speranza di salvezza per la sua vita disperata. Così Enoch fu lieto di scorgere l'alba della morte, la fine di ogni cosa. Attraverso quell'alba riluceva per lui una speranza più cara. Quando sarò andato, lei potrà sapere che io l'ho amata fino all'ultima ora. Chiamò Miriam Lane. Donna, io ho un segreto, ma prima giuro sulla Bibbia che non lo dirai a nessuno prima che io sia morto. Si commosse la buona Miriam e giurò. Allora, fissandola con i suoi occhi grigi, egli le domandò: hai conosciuto il padre che viveva in questo paese? Conosciuto, essa rispose. Non riconoscerei anche da lontano, non ricordo che scendeva dalla strada a testa alta e non si curava di nessuno lui. Con voce lenta e triste non rispose, ora la sua testa è china e nessuno si cura di lui. Io credo che non vivrò più di 3 giorni, quell'uomo sono io. La donna gridò incredula e costernata, voi, Arden, voi, no, 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 sicuramente era altro un piede più di voi. Ed Enoch, Dio mi ha curvato, così come sua. Il dolore e la solitudine hanno spezzato la mia vita. Ma sappiate che io sono colui che sposò, 2 volte cambiato quel nome. Io ho sposato la donna che sposò Philip Ray. Sedetevi e state a sentire. Ed egli narrò il suo viaggio, il naufragio, la sua vita solitaria, il suo ritorno, le disse come aveva guardato la nuova vita di Ellie e ciò che aveva deciso e come aveva mantenuto la decisione. Ascoltandolo, la donna versava tutte le sue lacrime e avrebbe dovuto correre ovunque nel piccolo porto, gridando a tutti la storia di Enoch Arden e le sue sventure, ma aveva giurato e disse soltanto: rivedete i vostri figli prima di morire, lasciate che vada a prenderli. Arden si era alzata e per un attimo ero che esitò, ma poi disse: donna, non turbare la mia fede, lascia che io sia fermo del mio proposito fino alla morte. Siedi ancora e ascoltami finché ho forza di parlare. Questo ti chiedo: quando tu la vedrai, dille che sono morto benedicendo, pregando per lei, amandola, anche se c'è una barriera tra noi, amandola come quando posava il suo capo accanto a me, e di a mia figlia Emma, che tanto somiglia a suo padre, che il mio ultimo respiro fu il suo nome, e di a mio figlio che sono morto pensando a lui. Soltanto uno della mia carne e del mio sangue mi verrà incontro nell'altro mondo.
portarlo con me nella mia tomba, ma ora ho cambiato pensiero, perché lo rivedrò il mio piccolo vincere. Allora, quando sarò morto, tu devi darlo a lei, sarà un conforto per lei, e poi questo sarà per lei la prova che io sono quell'uomo. Tacque e Miriam lei promise. Passarono 3 giorni e nella notte, mentre Enoch giaceva pallido e immobile, si udì dal mare un richiamo così forte che tutte le case del porto fecero eco a quel suono. Egli aprì gli occhi, si alzò, protese le braccia gridando: una vela, sono salvo. Ricadde e tacque per sempre.